I tuoi colori sventolano, i brividi mi vengono, non mi stanco mai di te, forza bianco scudore. I tuoi colori sventolano, i brividi mi vengono, non mi stanco mai di te, forza bianco scudore. Vicenza, Vicenza, vaffanculo, Vicenza, Vicenza, vaffanculo. E andiamo cazzo, e andiamo cazzo. Il derby è nostro, il derby è nostro, il derby è nostro, il derby è nostro. Nella finale decide, decide Simone Russini. Ragazzi, a voi la parola. È stata una partita combattuta, logicamente. Un derby molto combattuto. I derby si vincono. Combattuto, alla fine ci abbiamo creduto di più noi nel secondo tempo. E andiamo! Andiamo! Dai! Ragazzi, un'atmosfera pazzesca. Sembrava di essere ritornati immediatamente a giugno. Con l'atmosfera dei playoff, siamo solamente alla seconda di campionato e la Padova arrivava da una sconfitta e subita si ripala contro la Pro Vercelli, e questa è l'atmosfera, questa è la risposta del Padova di Bruno Caneo, che batte una delle grandi favorite sulla carta, il Vicenza di Francesco Baldini, che arrivava da un pokerissimo, da un 6-1 rifilato alla Pro Sesto. Cerchiamo anche di fare un po' sparito abbastanza tecnico, però comunque adesso si festeggia, adesso bisogna festeggiare, esultare per questo successo molto importante. Nicola, a te la parola. La prima comunque in casa è subito una risposta positiva, ci voleva perché comunque c'era un po' di delusione, perché quel gol mangiato da De Marchi nell'ultima partita mi aveva lasciato allucinante proprio... E io sottolineo comunque una prova abbastanza opaca dell'ex su Tirola anche quest'oggi, che nel primo tempo si è divorato il gol del vantaggio, ma bisogna ancora sottolineare una grandissima prova di Piovanello, che è il migliore in campo insieme ovviamente al man of the match, che è Simone Russini, che entra al 76esimo e mette il timbro per la vittoria dei biancoscudati allo stadio Ganeo. È stato un posticipo di questa seconda giornata infinita, tanti risultati nel primo pomeriggio, ad esempio il successo esterno della Novara a Mantova, ma il Padova adesso risponde presente, e adesso martedì stiamo di nuovo in campo in quel della Mocagatta, il famoso Mocagatta che torna nella nostra mente per la finale playoff persa contro Alessandria, contro la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla, che ieri sera ha strappato un pareggio d'oro in quella di Pordenone, precisamente in quel di Lignano Sabbia d'Oro. E Davide, come ti è sembrato questo Padova di Bruno Caneo? Sicuramente a tratti in difficoltà, soprattutto okay. Nel primo tempo, però nel complesso ha tenuto botte, diciamo che sicuramente ha giocato, alla fine nel complesso ha giocato anche meglio di Vicenza, ha creato più occasioni soprattutto nel secondo tempo. Non è stata una partita molto tecnica, no, molto bloccata comunque. Esatto, il Vicenza è riuscito a trovare un gran gol del Vicenza da fuori, gol di stoppa appena entrato nel corso del secondo tempo, però nel secondo tempo tante occasioni per il Padova, o comunque anche potenziali occasioni, tanti tiri da fuori, da una palla persa al 70esimo, Piovanello che si infila all'interno della di rigore, c'è la grandissima risposta. Vicenza ha fatto soltanto il gol del portiere ospite. Nel secondo tempo ci hanno creduto di meno loro alla fine. Da segnalare però una grande parte di Donnarumma su Ferrari nel corso del primo tempo, dopo il gol del vantaggio che è arrivato su calcio di rigore netto per l'atterramento di Liguori in area, quindi non ci sono polemiche e anche comunque degli strascichi. E per questo calcio di rigore fischiato al 30esimo, trasformato con grandissima autorità da Jacopo Dezzi. E comunque, questa è una grande vittoria, questo c'è poco da dire, e a me ha ricordato tanto il derby del 2011, precisamente del 22 ottobre del 2011, era il Padova di Alessandro Alcanto, era un'altra atmosfera ovviamente, e la Serie B, il gol di Caccia al minuto numero 95 a rispondere al pareggio di Elvis Abruscato all'89esimo. Un altro derby vinto in extremis nel finale, e sicuramente questo è un segnale importante che la squadra ha dato sia al pubblico, che questa sera comunque ha risposto ci presente, posso sentire, sì. Esatto, e dopo un'estate di cambiamenti, questa è stata sicuramente un'estate di cambiamenti,
è una nuova avventura. Il Padova sicuramente non parte favorito in questo gruppo A. C'è il Pordenone, c'è il Vicenza stesso, c'è sicuramente anche l'ambizioso Novara neopromosso, e il Padova è un outsider che gioca un bel calcio, palla a terra, tanto possesso, e può sicuramente far divertire e far male. Adesso però bisogna anche rispondere con qualche punto in trasferta, perché ad esempio il punto lasciato a Vercelli adesso farebbe sicuramente la differenza. E chiudiamo con voglio solo aggiungere un'ultima cosa. Vai. Il fatto che comunque la partita non era molto tecnica, dovuta anche un po' al campo. Bravissimo, sì, bravissimo. Sì. Un campo osceno. Il campo era orribile. Vergognoso, vergognoso. E l'ultima parola invece è il grande ex di turno Ronaldo Pompeo da Silva, che è stato salutato a dovere con uno striscione che ha racchiuso questo passaggio che ha fatto davvero molto molto male, e quindi è stato salutato in modo colorito da tutta la curva. Grandi ragazzi, e allora ragazzi, adesso di nuovo in campo martedì per centrare, speriamo, la prima vittoria in trasferta in quel del Mocagata, che ci riporta dei belli ma anche soprattutto dei cattivi ricordi. E allora, come sempre, forza Padova, i tuoi colori sventolano, i brividi mi vengono, non mi stanco mai di te, forza bianco scudore, i tuoi colori sventolano, i brividi mi vengono, non mi stanco mai di te, forza bianco scudore, e andiamo!